Poter direttamente investigare i processi che governano il formarsi, l'interazione e la risalita dei magmi dall'interno della Terra è oggi quasi del tutto impossibile. Quello che i ricercatori hanno a disposizione sono delle macchine che simulano tali processi che generalmente avvengono alle alte temperature e alle alte pressioni. I processi chimico-fisici, quali la nucleazione o la crescita cristallina o i processi di mixing, quali responsabili dell'interazione di magmi composizionalmente diversi, sono studiati ormai da decenni e hanno dato molto modo di costruire dei modelli che seppur in parte possono essere considerati come una finestra dalla quale studiare e meglio comprendere quello che accade all'interno del nostro pianeta. La petrologia sperimentale è una scienza abbastanza giovane e in continua evoluzione, basti pensare che gli studi pioneristici del padre della petrologia sperimentale, Sir James Hall, sono dei primi dell'Ottocento. La petrologia sperimentale ha svolto e svolge un ruolo cruciale nella comprensione delle dinamiche interne del nostro pianeta e grazie alle tecniche sperimentali siamo oggi in grado di riprodurre pressioni, temperature e condizioni redox presenti all'interno del nostro pianeta o di altri pianeti rocciosi. Elementi di petrologia sperimentale si propone di fornire una panoramica di questa branca della geologia che utilizza l'esperimento per comprendere la formazione e l'evoluzione dei magmi ed è destinato a studenti e ricercatori o a quanti vogliono approfondire la loro conoscenza sulla petrologia e sulle applicazioni in geologia o in altre discipline scientifiche affini. Ha quindi lo scopo di fornire, senza alcuna pretesa di completezza, una possibile traccia da seguire e integrare. La maggior parte delle nozioni riportate. Sono frutto di un'esperienza diretta pluriennale in diversi laboratori italiani ed esteri e dalle collaborazioni nazionali e internazionali che ho avuto la fortuna di avere nel corso degli ultimi decenni. Vi auguro una buona lettura.